Un mio amico mi ha appena chiesto se posso andare in vacanza tra 2 giorni. Così. Non è che sia una roba da tutti i giorni. Oh, pronto. Dopodomani vieni con me in vacanza in Sardegna. Se fosse per me io direi anche, vabbè, va bene. Ma chi glielo dice a mia mamma? Cioè, scusa. Mamma, domani vado in Sardegna. Voglio sentire la sua reazione. Massimo mi ha chiesto se io dopodomani posso partire con l'aereo e andare in Sardegna. No. Perché no? No. Come no? E io che già mi immaginavo tutti i progetti, tutte le spiagge, le feste. Ecco. Le feste di che? Chi ti invita? Dai, mamma! Dai! Ti prego! Ovvio che mi vengono a prendere. No. Dai! Ma che palle! È ingiusto che mi offrono di fare una vacanza e tu dici di no, così, senza una motivazione giusta. Perché non mi caghi? Dai, dai. Guarda, dai. Secondo me se dici ancora dai la compagnia. Dai, dai. Mi togli delle opportunità. Delle experiences. Pronto, mia madre non mi fa andare dall'altra parte del mondo da solo. Io sono indignato. Dai, dai, dai. Perché no? Non so perché. Io mi immagino come se tu fossi uno davanti a un giudice e gli hanno dato una multa e chiede di farsela togliere. Dai, dai, dai. Dai, Jude. Dai, dai, Jude. Dai, Judy. Può andare o no? Non posso contraddire la mamma. Quindi devo convincere la mamma, è questo che sta dicendo. È questo. Usa la tecnica, usa la tecnica. Dai! Dai! Allora, io ho appena guardato l'andamento del nostro video, quello mi sono operato, il vloggazzo che abbiamo caricato. Sono andato a vedere quanti soldi abbiamo fatto grazie a quell'opera d'arte. Diciamo che poteva andare meglio. 100.000 visualizzazioni ci hanno portato, non proprio tanto, 1,60€. Posso capire che sembra poco, ma con 1,60€ ci fai un sacco di cose. Ci compri un caffè, gelato, 16 goleador. Ma andiamo a chiedere a qualcuno che non la prenderà proprio così bene. Un caffè per 100.000 views. Un caffè. Siamo in due. Devi pagare le tasse. Ci prendiamo una goleador. Quante ore ci abbiamo messo a fare quel video? Una quindicina. Non voglio saperlo, mi sono tolto un dente per fare quel cazzo. E poi faremo un video in cui diciamo quanto abbiamo guadagnato con il video in cui diciamo quanto abbiamo guadagnato. Andiamo avanti all'infinito e questa sarà la nostra carriera. Magari qualcuno adesso può pensare che noi abbiamo fatto qualcosa, abbiamo modificato i numeri tipo con ispezione, cose del genere. Guarda, guarda. Ma cosa? Ma chi vuoi che lo pensi? Per refresh. Ricarico la pagina. Eccoci là, eccoci. Ecco. Io sento rumori di Lamborghini. Ti rendi conto che abbiamo guadagnato tanto quanto quella volta che il fan ci ha consegnato un pacco e dentro c'era 1€? Anzi, nemmeno, perché su quelli non ci devi pagare le tasse. Ci abbiamo guadagnato di più con quello. Ragazzi, mandateci le monetine da 1€ a casa, grazie. Guardatelo, guardatelo. Cosa? L'uomo più offeso del mondo. Perché? Tutti offendono il tuo PC. Dicono che puzza. No, hai fatto delle scelte sbagliate. Guardatelo, come è arrabbiato. Come ci si sente aver speso 2.000€ ed essere insultato da tutti? Perché sei rosso? Perché mi sto alterando! Ho letto un commento che diceva di provare a mangiare i cibi con il naso tappato. Sai, no, che c'è questa storia che se tu hai il naso tappato non cibi, senti gusto. Sì, tipo sono strani, cioè okay, hanno un gusto diverso. Adesso dobbiamo provarlo. Lo proviamo. Vabbè, ok. Cosa devo fare? Devi tapparti il naso e mangiare qualcosa. Un cucumber. No, il cucumber non mi piace. Fa malissimo. Vediamo quando se ne accorge. È strano. Prova. Non sa di niente. Non è buono. Prova un altro frutto, un cucumber. No, basta. No, basta. Prendi un cucumber. Cosa serve sta roba? È innovativo. È il futuro. Questo è il futuro. È la cosa più raccapricciante che abbia mai visto in tutta la mia vita. No, vieni a guardare. Un animale morto. Non l'ho ben capito. Vieni a vedere. Ah, è una vespa. Ma era lì. Ma le vespe fanno la muta. What? Cos'è la vespa serpente? È una vespa serpente, vecchio. Ti immagini magari è una cosa rarissima che costa milioni di dollari. Mangiala. Cioè, guardate che roba. Non fanno la muta. Ok, ci serve il tuo aiuto. Che bello. Che...
Che bello. Ma è un'ape. Da quando è che le api fanno la muta? Uno diceva la stessa roba nostra, che c'è una muta di vespa, e uno gli ha risposto: non è una cicala. Sono così brutte le cicale. Ah sì, è una cicala, guarda le zampe davanti. È piccolissima, fa tutto quel casino. Vedete ragazzi, pure momenti didattici. Cioè, questo senso. Iscrivetevi, non so che altro dire. Ah, anche i peli. Che schifo. Vabbè, ok. Aspetta che magari costa un sacco. Ok, non la vendono. È una muta, ha lasciato la sua vecchia... L'esperto. Ha lasciato il passato alle spalle. Adesso vorrei raccontarvi della nostra incredibile avventura in barca. Come saprete, nostro padre insieme ad altre persone ha una barca e a volte ci capita di uscire e andare. Quindi questo è quello che è successo. L'altro giorno abbiamo chiesto a nostro papà se potevamo andare in barca a vela con lui. Lui ci ha detto di sì, quindi adesso andremo in barca a vela. Pazzesco. Incredibile. Guarda quell'uccello. Beccatevi del content. Adesso serve un primo piano su un uccello. Quanto è l'ercia. Sembra che uno abiti qua da tipo 50 anni. Minchia, le barche in The Last of Us sono messe meglio. A questo punto eravamo tutti quanti molto felici, no? Eravamo pronti a partire, ma nemmeno 10 secondi dopo. Guarda che la manovra in porto è una delle più difficili, eh. Ok. Cos'è successo? Cos'è dobbiamo... Dio, va. Capitano! Ecco, da questo momento in poi la situazione ci è completamente sfuggita di mano. Non sapevamo cosa era successo e cosa dovevamo fare. Cosa sta succedendo? Torniamo indietro, per favore. Ora immaginatevi lo stato mentale di nostro padre. Era su una barca insieme a quattro persone che non avevano la minima esperienza. In più c'era il motore che non funzionava per qualche motivo ed era pure osservato da non so tipo 100 persone al porto che lo fissavano, perché ovviamente no, se succede qualcosa tutti quanti sono lì che ti fissano e dicono ah. Come potete immaginare è impazzito, è diventato super incazzato. Che palle ragazzi. No, lascia stare, dai, per favore. Non far cagate, eh. Qualcuno è un po' arrabbiato. Ma devi allungarla, no? La barca, che c***o stai facendo? Cosa devo fare? Allungarmi la barca. Che c***o vuol dire allungare? Cos'è? Sono Dio. Allungare la barca, che c***o. Ma me la sfidi sta barca o no? Possibile che non riesci a sfilarmi la barca? Ma ti devi anche muovere e andare anche più avanti, eh. Arrivati a questo punto, mia madre ha cominciato a fare di testa sua, facendo ancora più casino e mandando nostro padre alla completa esasperazione. Mamma, vado io, cosa cazzo stai facendo? Allora, vai te. Ma no, ragazzi, mi state sfilando la barca fuori. Ma vuoi stare ferma, per favore? Far solo casino. Aspetta, adesso mi è venuto in mente un'idea. Siamo dei coglioni. Bella idea, mi è piaciuta. Non stava funzionando niente. Eravamo fermi da tipo 35 minuti a tirare corde, a fare cose, non lo so, uno sforzo immane. Quindi ci siamo decisi a chiamare aiuto. Ma l'abbiamo fatto nel modo più cringe possibile. E ricordatevi, c'erano tipo 100 persone che ci guardavano dal porto. E se si è bloccato perché siamo impigliati in qualcosa? È impossibile. Signore! Mamma! Signore! Ma cosa vuoi chiamare? Mamma. No! Signore! Signore! Dai, signore, siamo in difficoltà, capisce lei italiano? Signore, lei capisce italiano? Ragazzi! No, mamma, che cringe. Adesso lui chiama aiuto, ragazzi, adesso lui chiama aiuto. Sì, ok, non serve che ce lo urli. Buongiorno. Scusate, siamo bloccati, il motore... Ecco, spuntano fuori i nostri salvatori, la Croce Rossa. La Croce Rossa? Non a caso ci hanno fatto questa domanda. Quindi non avete problemi sanitari? No! No. Perché la Croce Rossa? Cosa c'entra? Il fatto è che mia mamma ha chiesto aiuto a un tedesco che non capiva niente di italiano, quindi è andato a chiamare la Croce Rossa. Avremo bisogno di qualche aiuto che ci porti dentro. Sì, perché da solo faccio fatica. Siamo in 5. No, vedete, questo è quello che succede quando hai un brutto presentimento all'inizio. Non mi si vede il sottopalla qua, vero? Lasci signora. Tieni quello, Freddy, mezzo marinaio, tieni. E se no lo perdiamo? Alla fine è arrivata la rivelazione. Hai la cima sull'elica. Qualcosa è impigliato. In poche parole, c'era una corda sott'acqua che si è impigliata nel motore, quindi ci teneva fermi. E il motore ovviamente non poteva funzionare perché era incastrato. E noi eravamo lì da 30 minuti a tirare, a fare. E mio papà, ma me la sfili sta barca? Ma me la sfili sta barca o no? Sta di fatto che qualcuno doveva immergersi in acqua. E chi poteva farlo se non il grandissimo? Qualche volontario che fa il bagno, andiamo a vedere, no? Vado dentro adesso.
Eccoci, grazie mille. Immaginate il momento in cui hai sposato papà e guardalo in questo momento. Tanti di questi momenti c'erano, sinceramente. Qui dal team Pirati è tutto. Noi ci vediamo forse in un prossimo video, se non moriamo nel frattempo in qualche modo strano. Grazie, ciao. Oh, moriamo, esatto. Qui c'è l'ape. Ape, spostati. Ma cazzo, ma cosa vuoi che mi faccia un'ape? Queste cose a me succedono solo quando sono con voi. Cioè. Ma anche a me succedono solo quando sono con me.